della mostra della signora Mazzetti. Quello che appena abbiamo visto in questo momento vi dà un'idea di ciò di cui è capace la nostra meravigliosa ospite. Ho il piacere di presentarvi la straordinaria donna, l'artista, protagonista assoluta della serata, la signora Lorenza Mazzetti, scrittrice e regista italiana, che nel 50 si trasferisce a Londra in seguito a drammatiche vicissitudini familiari, dove studia la Slade School of Art. Nel 56 contribuisce alla nascita del movimento Free Cinema, firmandone insieme a Lindsay Anderson, Tony Richardson e Karen Rice il manifesto. Oggi la signora Mazzetti è in compagnia di un suo carissimo amico, il signor Edoardo Salerno. Quindi, rimane altro. Grazie. Con te va bene? Grazie tanto. Sono commossa di vedere che sono già venuta qua e che mi rivolete di nuovo. Mi fa molto piacere. E sono commossa anche per il fatto che voi siete così affettuosi, così carini. Mi sento molto vicina a voi. Allora qui, da buoni amici, voi potrete vedere questi film che ho fatto. Avete, penso, già letto il libro, quindi saprete quanto ho sofferto a Londra, senza una lira, facendo questo film, rubando la macchina da presa, firmando il falso, rischiando tutto, così non so perché, non lo so perché, e perché ho fatto un film di questo tipo. Io l'ho registrata, Lei, se non gli piace, mi deve portare in prigione. Perché il direttore dell'università ha detto che se voi applaudite e l'università applaude, pagheranno loro. E se invece non applaudite, dovrò andare in prigione. Ciao. Ce la vorrei invitare a parlarci un po' di questo suo bellissimo lavoro e perché la scelta di Kafka. Grazie. Capitano, mi lascia qui. Sì. È acceso il microfono? Sicuro, eh? La porto dentro, sono un piacere. Cosa volete che vi dica, scusa? Come sei arrivata la volta scorsa? Come sei arrivata qui? Come nasce? No, sei arrivata a Londra? Sì, appunto, insomma, io sono andata a Londra perché volevo fuggire dal ricordo del trauma infantile, cioè il trauma dell'uccisione dei miei parenti che erano, mi avevano adottato insieme a mia sorella perché era morta mia madre di parto e noi siamo andate a vivere nella bellissima villa in Toscana dello zio
Robert Einstein, cugino di Albert Einstein, che aveva sposato la sorella di mio padre, cioè zia Nida. E questa zia Nina così dolce ci ha fatto da mamma e ci ha pregato lo zio di poter tenere in casa sì, me e mia sorella, due gemelle, insieme alle sue due figlie, Cicci e Luce. Allora, questo periodo della mia infanzia, in cui noi eravamo così birichine che lo zio non faceva che rimproverarci e dire, farci scrivere 50 volte non devo dire bugie, ma io le dicevo perché volevo evitare che lui mi rimproverasse, e così era un circolo vizioso. Lui diceva chi è che ha rotto questo vetro, io dicevo che non ero stata io, poi si scopriva che ero stata io e dovevo scrivere 50 volte che non dovevo dire bugie. Così lo zio è rimasto nel nostro ricordo come un personaggio che noi ci terrorizzava e che ci... noi eravamo cattive, cioè è rimasto nel mio ricordo così e mi dispiace tanto. E adesso io lo amo tanto, ma non gliel'ho mai detto, e quindi... Sono quei quadri che abbiamo visto? Sì, i quadri sono quando io ero in braccio allo zio, ma lui, più io crescevo, più io dicevo bugie, e quindi... Allora siamo rimaste così dopo che loro, questi assassini sono venuti, le SS tedesche hanno ucciso la zia, le nostre due cuginette, e lo zio si è suicidato dopo che ha capito tutto questo. E non vorrei parlare di questa cosa perché mi angoscia. Ecco, la villa è bruciata e lo zio si è suicidato e ha lasciato a noi tutte le sue ricchezze. Per cui io e Paola vivevamo in questa bellissima casa che lui aveva anche a Firenze, e quindi abbiamo... Come? E ha deciso a un certo punto di andare a Londra. Sì, no, prima sono passati un po' di anni, sono andata a Londra quando ho avuto la maggiore età, 18 anni, cioè quando mi sono iscritta all'università. Allora ho detto, abbiamo chiesto al nostro tutore di darci soldi per fare una gita. Io andavo a Londra, mia sorella andava in un'altra parte. Nasce Kay? Come nasce Kay? Perché la scelta di Kafka? Ma perché non lo dovete dire voi? Io ero molto troppo malata per capirlo. Io ero completamente malata di questo ricordo che non riuscivo a liberarmene. E allora sono andata a Londra sperando appunto di liberarmi di questo ricordo. E in un certo senso ci sono riuscita, che poi io sono riuscita, cioè praticamente io sono andata a finire a lavare i piatti in un ristorante, lavavo piatti, tanti piatti, a un certo punto non ne potevo più, ho detto ma io voglio studiare, voglio andare all'università, dovevo andare all'università. Allora mi sono presentata all'università, ho detto vorrei frequentare l'università, mi hanno detto di no, ma come non ha riempito i moduli, non ha fatto l'esame, non ha fatto niente, e poi dice che non ha i soldi per pagare, come vuole star qui, per favore se ne vada. E io ho detto no, non me ne vado. Sì, se ne deve andare, no, non me ne vado. Ho urlato tanto che è uscito un uomo, credo delle pulizie, perché
era così bretelle, così maniche, così, che c'è, che c'è. Dice questa ragazza non se ne vuole andare, vuole parlare col direttore, va bene, dice, io lo porto io dal direttore, la porti dal direttore. Ma mi ha portato dal direttore, mi ha fatto entrare in una stanza e mi ha detto, ma lei perché vuole entrare qui in questa università? Dovete sapere, un'università dove c'era il nipote di Freud che insegnava, c'era Francis Bacon, c'era Paolo Rossi, c'era Lucian Freud, il nipote che insegnava pittura, c'era Vitkova che insegnava storia dell'arte, non era un posto così strano che uno volesse andare in questa università. Allora gli ho detto, che potevo dire io? Dice, ma lei non ha i soldi per pagare, non ha fatto nulla, non cosa, come mai vuole, insiste per entrare. Ho detto io, perché sono un genio. Allora sei un genio, sono entrare in questa università. Segna qui, fermi qua, nome, cognome, indirizzo. Gli ho firmato, ho detto, ma veramente? Dice, sì, 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 sì. Ma scusi, ho detto, ma poi che dirà il direttore? Ma sono io il direttore. Ma come è lei il direttore, così vestito in maniche di camicia, con le bretelle? Dice, sì, beh, perché? Beh, dico, in Italia un direttore si presenta un doppio petto almeno. Dice, ma in Italia nessun direttore assolverebbe e farebbe entrare nella propria università un personaggio che dice che non ha i soldi, non ha fatto niente, no? E che dice che è un genio. E dico, è vero, è vero, è vero. E così, allora domani mattina... Allora domani mattina alle 9:30. Sì, va bene, starò aspettando. Cosa è successo? Che io non mi sono... Io credevo di essere una ladra bravissima, che nessuno si sarebbe accorto di chi aveva fatto questo film, perché a un certo punto sono andata a ritirarlo, ma a ritirare il film... Ma perché ladra? Perché ladra? Come hai fatto a fare il film? Una porta, una volta. Come? Come hai fatto a fare il film? Perché ladra? Ah, perché ho rubato la macchina da presa dell'università. No, perché questo non l'avevo messo. Perché era l'avevo messo. No, non lo volevo dire perché... poi ho firmato il falso. Ho firmato un assegno falso. Scusa, no, volevo dire anche una cosa, che si trovava lì perché... È un tuo amico? Sì, sì. Non complice, non può essere i dubbi. No, volevo dire, si trovava lì perché il tutore, perché, a un certo punto era scappato con tutti i soldi, per questo ha cominciato a lavare piatti, a fare cose, a cercare a Londra questa situazione, no? E le ha lasciate senza una lira, senza nessuna possibilità. Quindi lei è andata a questa università e poi ha visto che c'era il corso di cinema. No, che corso di cinema? Ha aperto una porta. Nessun corso, no, di cinema. C'era questa macchina da presa, lui c'era, che serviva per riprendere le lauree in storia dell'arte. E allora io ho preso tutto, me lo sono portato nella mia stanzina e ho fatto questo film, così arrangiandomi. Bisogna invece, voi dovreste domandarvi come mai ho fatto questo film. E allora poi è successo che il direttore ha capito che ero stata io, perché ha domandato, ma chi è venuto lì a firmare? Dice, ma una ragazza, dice, la Florentine Girl, una ragazza giovane, carina. Dice, ma che parlava inglese con l'accento francese. Dice, perché prima non capiva. Ah, beh, con l'accento francese ho capito. Grazie, ho capito tutto. Ah, ecco, allora va bene tutto. Sì, 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 va bene tutto. Allora mi chiama, fa, ma tu paghi? Io, perché io non ho una lira, non ho una lira, lavo i piatti. Ma che?
Ma io mi dispiace, ma non posso assolutamente fare niente, perché per queste, uno fa queste cose e non paga, e va in prigione. E va bene, dico, mi mandi in prigione, e allora me ne vado. No, ma vieni qua, almeno facci vedere cosa hai fatto. Vediamo così, che se applaudono, paghiamo noi. Se non applaudono, vai in prigione, va bene? Qui avete applaudito e quindi sono più tranquilla. Però questa frase l'ha segnata, eh? Sì, l'ha segnato, sì. Era il 1956. E allora lui però aveva intuito che forse era bello il film, e allora, perché avevo detto che era un genio, quindi... ma tanto non mi sentono lo stesso. Allora io, lui dice, prima, dopo hanno applaudito, allora viene verso di me con un signore molto bello e dice, Lorenza, qui c'è un signore che vuole parlare con te. E cosa vuole dirmi? Dice, I would like to tell you, would you like to make a film without going to prison? E dice, certo che mi piacerebbe fare un film senza andare in prigione. Allora dice, domani alle 5 venga al British Film Institute, via Shaftesbury Avenue, e mi porti un'idea scritta in un foglio. Ce l'ha un'idea? Sì che ce l'ho un'idea. Allora domani alle 5 me la porti. E io sono arrivata là, mi ho portato questa idea, ce l'avevo in tasca, e sono arrivata, mi hanno aperto la porta, mi hanno detto, lì in fondo c'è la stanza del direttore, vado lì, il direttore... Lui mi apre la porta, mi viene incontro e mi dice, ecco, qui c'è il tè, qui ci sono i biscotti, come ho promesso, tu mi hai portato la tazzina, sì, dico io, si siede, anch'io mi siedo, tiro fuori questa tazzina e nel dargli questo foglio in cui c'era il mio scritto, ero così emozionata che ho fatto cadere il tè caldo sulle sue ginocchia. Fumava di ritmo. Il ginocchio fumava. E io ho detto, oh, Dio mio, ma I'm sorry, I'm terribly sorry. I'm terribly sorry. No. Don't worry, my leg is wood. It's not possible. Yes, my leg is wood. Why? I left my leg at casino for you in Italy. Aveva lasciato la sua gamba a casino per me e per gli italiani. Allora, io a questo punto non ho più retto, l'ho abbracciato. E così ero innamorata del direttore della scuola, William Coulson. Cominciavo a innamorarmi anche di lui. E poi vedrete che poi mi sono innamorata anche di parecchie altre persone. Ad esempio, perché lui ha detto, allora lei da domani lei può fare il nuovo film, il film... Che devo fare? No, un altro film. Da domani dice può fare il nuovo film. L'idea era di un film, tanto non c'era il sonoro, mi poteva dare solo la macchina da presa, il stock, ma non, diciamo, quel attrezzo per fare i dialoghi. Io gli avevo già preparato un meraviglioso soggetto con due sordomuti. E quindi non c'era nessun bisogno di darmelo. Io volevo fare un film in cui il mondo dei sordomuti
si opponeva al mondo reale di musica, di tempo, quindi questo senso del silenzio e del sentirsi estranei agli altri. E così posso raccontarvi tutto. Adesso vi racconto che quando è finito questo film è stato visto da Dennis Forman, che l'ha fatto vedere a altre tre persone che lavoravano per lui, come me, naturalmente finanziate da lui. Dico, ci sono altre tre persone che lavorano qua. Uno dice, è un giovane critico di cinema che si chiama Lindsay Anderson. Un altro è Tony Richardson, che è il direttore del Royal Cool Theatre e che fino adesso ha fatto teatro, ma adesso vuole provare a fare cinema. E un altro è Carol Rice, che è un cecoslovacco, che appunto sta facendo con Tony questo film. E, insomma, hanno visto il mio film e hanno detto, ma questo film di questa Lorenza è molto bello e poi è uguale al nostro, c'è la stessa poesia, lo stesso occhio che guarda il mondo, per esempio guarda i poveri, guarda le persone semplici. Insomma, c'è un amore, una solidarietà umana. E allora hanno detto, va bene, facciamo un unico progetto, mettiamoci insieme e firmiamo un manifesto contro il cinema che si fa oggi. Un manifesto che rappresentava un movimento, infatti era scritto The Free Cinema Movement. E abbiamo firmato questo manifesto e abbiamo ottenuto dal British Film Institute il teatro, il cinema, l'abbiamo preteso per un pezzo di tempo e abbiamo fatto questo manifesto, ma non pensavamo che avendo fatto questo manifesto ci sarebbe stata una coda di 2 chilometri che è fotografata appunto. Ma noi a questo punto ci siamo spaventati, perché tutta questa gente, insomma, siamo diventati famosi in un giorno. Il giorno dopo eravamo su tutti i giornali, il nuovo cinema, il nuovo movimento, il nuovo qua, abbasso di contro upper class, contro l'upper class. Non se ne poteva più di questa upper class, e poi non se ne poteva più di questa gente che dormivano tutti. È necessario una scossone. Allora, adesso, perdonate se non è fatto bene, insomma, comunque va bene. Ma si vedrà la differenza tra quello che è montato con pezzi incubati e quello che invece è Un pochino meglio. Sabrina Braga, Associazione Noi Libri E, oggi è un incontro di una lunga serie che metteranno in primo piano l'arte, a volte libri, a volte cinema, come in questo caso, tutte le varie forme d'arte, per appunto quale scopo? Lo scopo è proprio quello di divulgare ogni forma di cultura e espressione artistica che però ruoti intorno principalmente alla lettura, perché noi nasciamo circa 4 anni fa in realtà come gruppo di lettori, quindi al centro c'è sempre un libro. E infatti la signora Mazzetti è stata ospite a novembre scorso al primo evento LibraArt edizione 2014 organizzato dalla nostra associazione e ha presentato il suo ultimo libro Diario Londinese. E infatti il filmato che andremo a vedere tra poco parlerà proprio di questa esperienza a Londra. E da questa passione comune di
sia persone residenti qui nel territorio di Aprilia e dintorni, ma anche qualche amico che viene addirittura da Roma e che nutre la stessa passione, la stessa voglia di parlare di libri, e ci è venuta l'idea di costituirci in associazione per portare avanti la lettura, la letteratura, però sempre in abbinamento a qualche altra espressione artistica, quindi, come hai detto giustamente, musica, pittura, scultura, teatro, perché no? Tutto ciò che è movimento alla fine, è vita, l'arte è vita, è bellezza. E il nostro unico scopo è questo: divulgare il più possibile ogni espressione artistica e soprattutto la lettura, che si sta un po' perdendo. Non abbiamo altri scopi. Soprattutto in un momento dove magari a prendere il sopravvento è stato internet, tablet e quant'altro. Bravissimo, è vero, infatti nella nostra associazione noi accettiamo veramente tutti, anche nel gruppo di lettura abbiamo una bimba new entry di 8 anni che ci ha descritto il suo ultimo libro ed è stata meravigliosa, abbiamo ragazzi di 12 anni, diciamo che noi il tesseramento per ragazzi di età inferiore ai 15 anni è gratuito proprio per incentivare la lettura. È meraviglioso il fatto che tante persone di tutte le età, ecco, l'esempio la signora Mazzetti, 87 anni, riusciamo a interloquire con lei con grande nonchalance, ma perché è lei che è comunque molto avanti rispetto a noi, lo devo ammettere. Però ecco, l'arte unisce tutti, la lettura, che non sia un, oddio, non voglio essere contro la tecnologia, è un bene necessario, ma il piacere di maneggiare il libro, la carta, noi lo vogliamo portare avanti, è importantissimo. Questo è a grandi linee la nostra volontà. Chiudo insomma con una domanda che ci proietta al futuro, avete già tanti altri eventi pronti e in cantiere, possiamo, non so, citarne qualcuno in particolare? Guarda, io sono sempre per lasciare un pochino di mistero, però vi posso dire che noi abbiamo una programmazione che è cominciata oggi e finirà a luglio, quindi avremo un evento al mese e vedremo coinvolti dei personaggi molto interessanti già il 12 aprile prossimo, vi invito a partecipare presso l'Aula Magna dell'Istituto Giovanni Pascoli ad Aprilia, ci sarà la presentazione di un libro meraviglioso di un personaggio che ha credo abbia superato i 90 anni, un pezzo di storia di cui non vi voglio anticipare niente, lascio un pochino di mistero, un pezzo di storia, ripeto, che non si conosce, non è sui libri di storia, ma che ci riguarda molto da vicino, soprattutto, ecco, ne abbiamo un rappresentante, l'arma dei carabinieri, è qualcosa che dobbiamo conoscere, che i nostri ragazzi devono conoscere. Questo è il primo di tanti altri, ma ve li diremo di volta in volta, voglio lasciare una sorta di mistero. Il senso, appunto, chiedeva Sabrina di K, il senso della metamorfosi, perché proprio la metamorfosi, che cosa un pochino significa, che cosa significa questo discorso sì. Sui diversi. Va bene, ho capito. Ecco, per introdurre anche, per capire ho che capito. Cosa significa. Ho capito. Brevemente. Allora, è chiaro che il tema della metamorfosi di Kafka, il tema è il fatto di un giovane che si sente mal visto dalla sua famiglia, ma in realtà la famiglia rappresenta la società e quindi la condanna con cui Kafka dichiara che il giovane finisce appunto morto in quel modo così, è in realtà è l'accusa che Kafka fa alla società e alla sua famiglia. E io, quando ero a Londra, mi sentivo diversa dagli altri, perché gli altri, insomma, intanto erano addormentati e poi soprattutto non c'era più quella solidarietà umana che c'era nel momento della guerra, cioè quando c'è stata la guerra tutti gli inglesi erano certamente uniti e anche gli italiani, insomma, non è che c'era la solidarietà umana magari tra
anche tra i nemici, ma insomma, io mi sentivo che mentre gli altri potevano ridere e scherzare, io non potevo né ridere né scherzare. E allora così facevo finta di stare con gli altri, in realtà io mi sentivo un'estranea. Praticamente dopo, ma molto dopo, quando sono tornata a Firenze, sono andata nelle mani di uno psichiatra che mi ha salvato la vita, perché mi ha fatto capire appunto che io stavo male. Allora, io stavo male appunto perché non riuscivo a sentirmi parte dell'umanità, ma estranea, un'estranea. E quindi praticamente il racconto di Kafka mi ha salvato la vita, perché io mi sono identificata a lui e ovviamente ho potuto esprimere la mia essenza. E così ancora con i due sordomuti, sono due persone che appunto non riescono a stare con la società e quindi restano nel loro mondo. Il silenzio contro il rumore, ma insomma è sempre un sentirsi estraneo, però è un sentirsi estraneo non proprio individuale, è un sentirsi estraneo storicamente e che fa parte insomma anche della nostra società. Cioè ci sono tante persone che si sentono estranee. Ci sono tanti sordomuti, ci sono tanti Kafka, ci sono tanti Gregorio Samsa, ci sono tanti ragazzi che non riescono a alzarsi, non riescono a capire. Insomma, è il mondo dei diversi, the outsider. The outsider, non saprei come tradurlo. Quello che è fuori. Ecco, io ero fuori e soffrivo molto anche perché non capivo bene. Non capivo bene cosa avevo, però avevo questo bisogno di esprimermi e di trovare degli amici che potessi dire che io anche io ero viva e anche io potevo parlare con il mondo. Quindi avere trovato Kafka è stato veramente il primo mio amico in questo momento di disperazione acuta. E poi ho trovato anche gli altri amici veri, che anche loro si sentivano fuori posto, perché loro erano di Cambridge, Oxford, eccetera, e si sentivano fuori posto, perché in quel momento quello che era necessario era ridare la parola al popolo inglese, e gli era stata tolta, mentre l'aveva avuta per combattere contro i tedeschi, l'aveva avuta anche con la regina che era scesa a dare il tè agli operai tra le bombe, la vecchia, la madre, Gina Madre, e quindi non c'era più né upper class né lower class. Lei aveva fatto sentire questo ai soldati inglesi. Invece nel momento quando io sono arrivata non c'era più, c'era solo la upper class che spadroneggiava e la lower class che moriva di, perché non aveva voce, proprio non aveva voce. E dopo il nostro manifesto, nei nostri film, hanno cominciato tutti a svegliarsi. Allora il teatro ha cominciato a, per esempio, a produrre Look Back in Anger, non so se l'avete sentito parlare, Guardando indietro con rabbia, quello è stato un momento del teatro contro la upper class straordinario. Poi questo Tony Richardson che ha fatto così, poi nel saggistica c'è stato Colin Wilson che ha scritto The Outsider, ecco, quindi praticamente tutto, soprattutto nel costume è cambiata l'Inghilterra, nel costume. E il rock and roll lo ballavano solo i poveri e poi invece il rock and roll è diventato l'anima di tutto il paese. I Beatles sono usciti
dalle cantine, ma sono, si chiamavano scarafaggi, quindi c'è questo legame anche con lo scarafaggio di Kafka, quindi loro sono gli scarafaggi che escono dalle cantine e vincono e parlano loro, e parlano la regina in Cockney, perché tutto sta nel linguaggio. Se parli Cambridge, e io non posso perché con l'accento francese ho un pessimo inglese, ma piace molto. Piace molto, e infatti è l'unico modo per poter stare con gli inglesi Cambridge, e parlare un Cambridge francese, un inglese francese. Allora, loro erano tutti, Lindsay Anderson era di Cambridge, Tony Richardson era di Eton, insomma erano tutti di upper class, e quindi che volevano fare la lotta contro upper class. Ecco, mi pare una... Bene, siamo arrivati alla fine di questo nostro incontro, molto piacevole personalmente, prima di me, la mia impressione è piacevolissimo. Un bel regalo, devo dire. Sicuramente sì. Sì. E niente. Se lei volesse aggiungere qualcosa, io sarei decisamente molto felice. Non so se la sente. Sì. Prego. Aperto se vuole, preferisce l'altro, questo è aperto già. Lorenzo, una cosa che forse non tutti sanno, ma che ci hai detto, mi piacerebbe che tu la facessi presente, è che non si parla di attori professionisti, non sono attori nel vero senso della parola, ma erano persone che tu hai trovato praticamente un po' per strada, dappertutto. Sì, 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 certo. Ma aperto, si sente. I due sono, uno è un alunno insieme a me, lui è il giovane che ha fatto anche Kafka, no? Sì, sì. È questo alunno straordinario dell'Accademia. E poi l'altro invece è uno scultore famoso, che era già famoso, aveva già un suo movimento, gli ho chiesto se poteva... perché l'ho incontrato in una galleria d'arte, non sapevo chi era. E allora gli ho domandato, potrebbe fare una particina in un film? Sì, ma di che si tratta? Io non so recitare, non so parlare, non ho memoria, non posso imparare nulla a memoria.
Ho detto, ma non deve fare niente, deve essere solo un sorpunto. Allora se va bene, se non devo fare niente, non devo imparare nulla, ma no, va bene. E così. Tutti gli altri sono persone, i bambini poi sono... Straordinario. Lo straordinario. Beh, mi hanno detto che insomma i bambini dell'Istello di Londra non sono così cattivi. Mi hanno detto, ma non è un vero documentario, è una storia simbolica. Ah, allora va bene. Questo, quello che appunto mi faceva pensare... Dove mi hai detto? Ah, ecco! Diceva, ma scusa, tu hai capito perché hai fatto questi film? Poi me l'ha fatto un po' capire anche lui. Questi film rappresentano... Io quando l'ho fatto non ho capito perché l'ho fatto, non è che capivo, mi facevo. Però dopo... Però dopo... Sì, va bene? Però dopo un po' ho capito, vedete? Noi ci siamo trovate improvvisamente con dei nazisti che hanno ucciso davanti ai nostri occhi delle persone perché erano ebrei. Allora il problema degli ebrei, ma perché mio zio doveva intanto vergognarsi di essere ebreo e nascondersi come una persona che... Lui non sopportava questa cosa, non la voleva fare. Infatti per tutto il tempo che ci sono stati i tedeschi in casa, lui è stato in casa con questa idea che non vede perché lui si debba vergognare di quello che è. Poi all'ultimo momento, quando sono venuti questi qui a cercare proprio lui, perché prima venivano a cercare l'alloggio, quindi chiedevano sempre l'alloggio, hanno proprio cercato lui, sono venuti due soldati e vorremmo l'ingegnere Robert Einstein. Queste due che cercano uno per dirgli, insomma, vieni con noi che ti ammazziamo, è molto uguale al processo di Kafka. Il processo di Kafka, lui l'ha scritto prima di queste SS, ma ha scritto due persone che bussano alla porta e dicono mi dispiace, noi ti dobbiamo uccidere. Famoso capo che diceva perché, scusate, e allora dice vai a cercare il perché, non trova il perché, ma cerca, alla fine per questi torno dicono mi dispiace ma adesso noi ti dobbiamo uccidere e lo uccidono. Questo è un libro che ha suscitato un grande interesse, mi dice, ma come ha fatto questo Kafka a immaginare una cosa simile, che strano libro. Secondo me il profeta aveva già visto tutto quello che accadeva agli ebrei. E l'ebreo aveva già visto che aveva sentito che appunto c'era un popolo, che lui si è già sentito vittima. E io mi sono sentita. Diversi. Forse un'analogia in simbiosi con Kafka. Kafka e il suo processo, e Kafka e l'accusa che fa facendo una storia che è l'opposto, quindi l'opposto così. Quindi anche io sentivo un bisogno di accusare la società, accusare la società, e quindi trovavo in Kafka questo simbolismo, oppure dai due sordomuti che erano così impossibilitati a entrare nell'altro mondo, nel mondo cose così. Questa sensazione
di una società anche che ha ucciso gli ebrei, ha partecipato alla uccisione degli ebrei. Tutti i cattolici, il cattolicesimo ha partecipato alla uccisione degli ebrei. Anzi, la Chiesa ha favorito, ha creato l'ebreo, perché gli ebrei erano i favoriti da Dio, erano il popolo amato da Dio, e invece poi è diventato il popolo maledetto da Dio. Ma questa maledizione deve creare la Chiesa cattolica, cioè la Chiesa cristiana, diciamo, ha inventato questo popolo maledetto da Dio dicendo che aveva ucciso Gesù. Vabbè, proprio ucciso Gesù, ma questo popolo teologicamente è, fino al 2000 era il popolo maledetto da Dio perché aveva ucciso Gesù, e tutti gli ebrei, anche i piccoli ebrei, gli appena nati, erano sotto questa, avevano ucciso Gesù. E questo crimine non era perdonabile, perché non era perdonabile, e rendeva questo popolo macchiato di una macchia indelebile e anche contaminante. E allora tutto questo addosso a me, a mio zio, io avrei dovuto accettare tutto questo? Io non l'accetto neppure oggi che loro chiedono perdono. Dov'è il perdono? Perché chiedono perdono? Loro devono riconoscere di aver creato un popolo, no? Maledetto, di aver creato una maledizione, e di avere creato, anzi quasi istigato a delinquere, perché se tu dici che questo popolo è così maledetto, c'è questa cosa là dentro, mi sono sentita in una società diversa, no? Anche questa diversità, questa incomprensione. Sì, insomma, per quanto non sono ebrea e sono cristiana, ma sono con Bergoglio, sono cristiana come Bergoglio, ma non come una persona che dice che gli ebrei hanno ucciso Gesù e quindi sono dei cidi. Quindi io all'epoca avevo questa. Se qualcuno ha delle domande, magari. No, volevo, signora Mazzetti, ricordare, perché lei lo cita nel libro, comunque con questo film ha fatto vincere in Inghilterra un premio a Cannes. Sì. Magari se brevemente ci ricorda l'esperienza di Cannes, come è stata, perché ha aperto comunque tutto un filone cinematografico particolare. E magari quando lei è andata a Cannes, che esperienza ricorda, se ci vuol dire brevemente qualcosa? E che cosa vuol sapere di Cannes? Eh? Non ho capito cosa vuoi sapere da casa. Con l'esperienza come è stata, che comunque era un film innovativo, ha vinto un premio per l'Inghilterra. Sì, ha vinto un premio a casa, un premio dell'avanguardia. Mm-hmm. E poi lì ho incontrato Zavattini, ho fatto amicizia con lui, e poi grazie a lui è stato pubblicato Il cielo cade, perché Il cielo cade è un libro che ha entusiasmato Zavattini, il quale lo ha dato a Tiglio Bertolucci, il papà di Bernardo, il quale lo ha fatto stampare e mandato al premio Viareggio. E anche lì c'è una bambina che guarda con occhi sbarrati questo mondo di adulti, in cui appunto prima c'è lo zio santo, lo zio
bello e buono e bravo, poi c'è Gesù buono e bravo, e poi c'è il Duce buono e bravo, e poi man mano il Duce è cattivo, il Gesù è ancora più cattivo perché condanna lo zio, e lo zio è un mostro perché è ebreo. Ecco. Questo è in realtà quello che io volevo dire. Io non ho...